In questa esclusiva di Radio Smeraldo, oggi ho la possibilità di intervistare dei ragazzi, che non sono dei ragazzi normali, lo sapete perché? Perché sono un gruppo. Oggi andrò a fondo sulla loro musica e sui loro personaggi. Oggi ho qui con me su Radio Smeraldo Dario delle Luci del Nord. Ciao! Ciao a tutti, buongiorno, Come va? benissimo, benissimo, dai. Insomma, infatti è uscito il vostro nuovo singolo il 13 maggio. Esatto, per questo stiamo bene. Il 13 maggio appunto c'è uscito il nuovo singolo, Un mondo per noi, e siamo qui per questo. Bene, però prima di andare a fondo, insomma, sul vostro nuovo lavoro, no? Come nascono le Luci del Nord? Come è nato questo progetto? Parte di altre formazioni artistiche, ma sempre stati amici comunque nel passato, quindi si suonava un po' con altri progetti, ma ci univa l'amicizia. Nel passare del tempo ognuno di noi poi ha avuto delle evoluzioni differenti riguardo i propri progetti e quindi ci siamo uniti insieme creando appunto questo progetto Le Luci del Nord circa 3 anni fa o 2 anni e mezzo. Ma non è molto, ma comunque abbiamo fatto molta strada in quest'ultimo periodo. E da dove nasce il vostro Parecchio. nome? Le Luci del Nord. Allora, noi come ragazzi siamo molto, ci concentriamo parecchio sull'atmosfera, sul creare la situazione giusta per lavorare, per creare musica e curiamo particolarmente, in modo particolare, le luci, diciamo, quindi in sala prove si curano molto bene le luci, l'atmosfera, dei LED, delle lampade, delle cose, no? Come situazione ci ispiriamo sempre alle luci del nord, che perché quell'evento a nord sono praticamente aiutami, l'aurora boreale. Come atmosfera, no? Si crea quella situazione un po' particolare, magica, che per noi è ideale per comporre. Allora da lì abbiamo italianizzato il nome, Le Luci del Nord. The Northern Lights sarebbe la definizione inglese per definire il fenomeno. Quindi insomma abbiamo scelto questa strada. Ah, fantastico, insomma c'è tutta una filosofia sotto il Sì, nome. diciamo che sì, c'è un bel concetto, ecco, sì. E com'è stato creare un rapporto con i fan, no? Siete molto seguiti, insomma, anche da un pubblico molto giovanile, femminile. Bene, bene, perfetto. E vediamo un po', no? È uscito questo vostro nuovo progetto, è uscito il nuovo singolo che si intitola Un mondo per noi, giusto? E com'è stato lavorare ad un nuovo album? Cosa c'è di differente? Siete cresciuti, maturati in qualcosa? Sì, guarda, devo dirti che dall'EP precedente è cambiato, anzi, è cambiato quasi totalmente il metodo di lavoro. In questo momento appunto abbiamo visto fuori questo singolo che è comunque l'anticipo di un disco che sarà, lo stiamo componendo, stiamo scrivendo in quel modo, quindi un modo molto più particolare, più seguito, più prodotto anche con l'aiuto appunto del nostro produttore Alberto Mazzocato in arte Nuovo Hype, quindi con lui tutte le notti, tutte le sere stiamo continuando a scrivere, curando anche molto la produzione, facendola deviare forse un po' anche con delle influenze forse elettroniche, un po' forse anche R&B nei prossimi pezzi, insomma stiamo sperimentando moltissimo e
Parlaci un po' meglio di questo singolo, no? Cosa volete trasmettere a chi lo ascolta? Allora, questo singolo noi l'abbiamo scritto mantenendo un'atmosfera totalmente serena, e quindi è proprio questo che vogliamo trasmettere, cioè la serenità, uno stato d'animo molto positivo, propositivo nei confronti di tutti gli eventi che a qualcuno può capitare. Vogliamo anche trasmettere un po' l'estate che sta arrivando, stiamo cercando di appunto trasmettere positività. Questa è la cosa più importante sulla quale ci concentriamo. Per poterlo fare, è importante che appunto nello studio dove appunto lavoriamo insieme a comunque uno staff di persone che ci aiutano a realizzare, ad arrivare a un prodotto così di livello molto superiore alla insomma, di qualità, insieme a tutto questo staff ci deve essere appunto un ottimo rapporto ed è quello che c'è che stiamo ottenendo tutti i giorni, insomma, ecco. Perfetto, e tra i progetti futuri invece quest'estate magari ci sarà qualche evento, qualche cosa? Certamente, certamente, guarda, adesso non voglio anticipare nulla, ma comunque è probabile che usciremo appunto proprio col disco quest'estate e sicuramente stiamo lavorando su degli eventi live molto importanti e insomma adesso non posso anticipare nulla, ma sicuramente arriveranno tutte le notizie al momento giusto e c'è tanto lavoro da fare, quella è una cosa positiva perché vuol dire che va bene. Perfetto, e vediamo, passiamo all'ultima domanda, no? C'è qualche collaborazione che vi piacerebbe fare con un cantante, con una band in particolare? E allora noi da Radio Smeraldo vi facciamo un grandissimo in bocca al lupo e speriamo insomma di vederla presto questa collaborazione. Bene, ti ringrazio veramente di cuore per avermi dato un po' del tuo tempo per questa brevissima intervista e in bocca al lupo anche ai tuoi colleghi, insomma. Benissimo, un bacio grande, ciao ragazzi! Che ci posso fare? Io li amo questi giovani talenti. Vado pazza, li vado proprio a cercare a volte, no? Perché fanno una musica così, così bella, così profonda. Non la togliere ai veterani, per carità. Però li sento così vicino a me, queste persone che rincorrono continuamente un sogno. Io saluto ancora Dario e lo ringrazio per la sua gentilezza e saluto anche i suoi colleghi, ma soprattutto saluto voi, popolo di Radio Smeraldo. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale YouTube per rimanere sempre al passo con tutte le interviste. Ci vediamo anche sulla nostra pagina di Radio Smeraldo per i concorsi e per le richieste. Vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e ci vediamo al prossimo speciale. Ciao ragazzi!